mondo dello spettacolo, come ce lo siamo sempre vissuto, ripartirà quando sarà trovato, quando avranno trovato una cura, un vaccino. Allora, i provvedimenti adottati dal governo, almeno fino adesso, non hanno quasi nulla o proprio nulla. Le nostre richieste principali sono, in primis, un reddito di quarantena o un reddito universale. Per il 1° maggio, non potendo festeggiare quest'anno la festa dei lavoratori, faremo una grande assemblea. Le restrizioni dovute al coronavirus hanno completamente fermato il mondo dello spettacolo. Lavoratori della musica, del teatro, del cinema chiedono un supporto per un settore che riprenderà tra molto tempo. In questa fase di quarantena, come tante persone, anche noi musicisti, attori, attrici, operatori in generale dello spettacolo, abbiamo iniziato a meditare sulla nostra condizione e un po' alla volta abbiamo iniziato a realizzare che il nostro comparto, che era già stato il primo a fermarsi, sarebbe stato l'ultimo a riaprire, molto probabilmente. Diciamo, i concerti, gli spettacoli, il mondo dello spettacolo come ce lo siamo sempre vissuto ripartirà quando sarà trovato, quando avranno trovato una cura, un vaccino, qualcosa. Quindi tempi molto lunghi. Allora, i provvedimenti adottati dal governo, almeno fino adesso, non hanno quasi nulla o proprio nulla. Essendo questo, almeno allo stato attuale delle cose, un mondo che si basa molto sul lavoro a nero, poche persone hanno potuto ricevere il sussidio delle 600 euro stanziato dal governo, perché pochi hanno potuto dichiarare le 30 giornate lavorative per ottenere questa carta dall'INPS. La problematica che stiamo vivendo come categoria è chiaramente quella dell'immobilità e dell'impossibilità di lavorare come normalmente facciamo sulla relazione, sull'incontro. Quindi da una parte c'è l'unione di tutti i lavoratori del settore, maestranze, tecnici, artisti, per provare a rivendicare dei diritti che erano problematici anche prima dell'emergenza. Le nostre richieste principali sono, in primis, un reddito di quarantena o un reddito universale, ovviamente non solo per noi operatori dello spettacolo e della cultura, ma per tutti quei comparti che sono fermi per colpa del coronavirus. Questa cosa ci serve perché ovviamente se non si va a lavorare non si guadagna, se non si guadagna non si può vivere. È un mondo orribile quello che mette alla fame una persona che per 2 mesi non può lavorare. Questa è una cosa che è estendibile a tantissimi altri lavoratori e lavoratrici. Siamo comunque una serie di persone che si è messa insieme a causa di quello che comunque stiamo vivendo tutti quanti, non solo nel settore dello spettacolo, ma ovviamente tutto il mondo è sotto questa minaccia costante. Per il 1° maggio, non potendo festeggiare quest'anno la festa dei lavoratori, stiamo lanciando un hashtag che è 0 maggio, quindi sicuramente non produrremo gratuitamente contributi artistici, ma il 1° maggio faremo una grande assemblea e lavoreremo per ragionare, per provare a risolvere. Ci sembra simbolicamente importante usare la giornata del 1° maggio come un giorno di confronto, di ragionamento e di risoluzione.